Gerardo, siamo qua ancora al Darsena Nuova del Porto di Augusta. Ci ha raggiunto il segretario della Lega Nord direttamente da Pontida, Matteo Salvini, con una cinquantina di militanti direttamente da Pontida. Immigrazione clandestina, stop. Salvini è sbarcato in Sicilia, cos'è questo nuovo corso della Lega al sud? Ma non è uno sbarco militante, qua ci sono cittadini, ci sono i lavoratori del porto che sono disperati. Sono genitori dei bimbi che vanno a scuola che sono preoccupati. C'è un'economia che in vista dell'estate rischia di essere messa in ginocchio, c'è un'operazione demenziale che si chiama Mare Nostrum, con cui diamo degli aiuti di Stato agli scafisti, cioè siamo l'unico Stato al mondo che spende 300.000 euro per aiutare gli scafisti. Questo non è un problema della Lega, della destra o della sinistra. Se in Sicilia mi dicono alcuni politici di governo qua non fanno niente, provate a darci una mano voi, vengo a raccogliere il grido di dolore dei lavoratori siciliani, a prescindere dalla campagna elettorale. Questa è un'operazione folle, si spendano questi soldi là, per aiutarli a casa loro. Senta, mi chiedono dallo studio, cosa preferirebbe, che queste navi vadano giù a picco, vadano in mare? Questa è una domanda stupida, mi permetta. Pensare che ci sia qualcuno che augura la morte di un altro essere umano è demenziale. Qual è l'alternativa allora? Quello che fa il resto del mondo civile. Accogliere chi ha diritto, i rifugiati politici sono il 15% di quelli che arrivano qua, e allontanare quelli che sono clandestini, che sono portatori peraltro di malattie che da noi erano state sconfitte da anni, che di cui la Sicilia farebbe volentieri a meno. Penso. Io vorrei a questo punto del dibattito però dare un dato importante, Gerardo, scusatemi, perché la Marina Militare questa mattina all'alba mi ha dato i dati definitivi e adesso arriviamo anche alle malattie, però a proposito di aiutare, diciamo, la clandestinità, la Marina Militare ha fermato 98 scafisti tra arresti e fermi da quando è iniziato Mare Nostrum lo scorso 13 ottobre. Questo è un dato che può anche interessare Matteo Salvini. Perché ride Salvini? Perché non so se hanno fatto 24 ore in galera, qua provano uno svuota carceri dopo l'altro, ci prendono in giro in tutto il mondo. Dove dobbiamo andare noi delinquenti? In Italia, che tanto uno svuota carceri non si nega a nessuno. Qua si tratta di aiutare degli esseri umani, italiani e stranieri, e quello che stiamo facendo non aiuta né gli italiani né gli stranieri. Sì, glielo chiedo subito.